Oggi una haul super colorata. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Recentemente ho fatto una creative haul in cui facevo vedere un po' di cose che avevo acquistato riguardanti la creatività. E ho visto che vi ha incuriosito tantissimo e vi è piaciuta tantissimo, così ho deciso di ogni tanto fare una haul anche su Arte per te. Oggi farò una haul tutta di prodotti che mi sono stati inviati, un po' per darvi l'anteprima di quello che passerà sul canale di qui a breve. Voi invece fatemi sapere tra i commenti quali tra questi materiali che sto per mostrarvi è quello che vi incuriosisce di più, quello che bramate maggiormente o quello che vorreste vedere recensito o utilizzato sul canale prima degli altri. Cominciamo subito e cominciamo in ordine di arrivo dei materiali. Un primo pacchettino mi è arrivato dalla Stabilo, che si è concentrata sull'invio di penne come se non ci fosse un domani. E siccome sul canale stiamo lavorando molto con le penne, vi faccio vedere cosa mi è arrivato. Innanzitutto mi è arrivata una confezione di Sensor 03. Sono delle penne con punta 03 appunto, multicolor, quindi c'è dalla classica nera a tutti i colori presenti in gamma, nero, blu, viola e verdi, l'azzurro e fucsia e rosso, con la tipica punta in feltrino 03, ottimo per profilare i disegni e soprattutto per la brush lettering, per l'hand lettering, per lo scrapbooking, per tutte le cose in cui la calligrafia è richiesta. Ma io devo essere sincera, mi avete visto, queste penne le utilizzo moltissimo per contornare i disegni, specie per gli acquerelli e specie per i disegni ad inchiostro. Quindi queste le vedremo molto presto all'opera, anche perché hanno una resa fenomenale, un tratto continuo. Io già le uso le Sensor perché hanno proprio un tratto molto continuo e omogeneo, non hanno perdite di inchiostro, non hanno cadute di tonalità, ma sono sempre molto costanti e quando terminano, perché a un certo punto della loro carriera terminano si può dire con gentilezza, non cominciano a frammentare il tratto ma lo cominciano a diluire leggermente e si capisce subito che la penna sta terminando, così che voi possiate agevolmente cambiarla senza rovinare il disegno. Sono invece curiosissima di provare queste black, scritto queste black della Stabilo, che sono delle rollerball, quindi hanno una penna, una punta sfera. A parte il fatto che La penna è molto bella, ciccettosa, molto aggrappante, è infatti una specie di gomma che appunto fa un bel grip sulla mano, e la punta è una punta in gel roller. È una penna in gel questa, e voi sapete quanto mi piacciono le penne in gel. Peccato che non ci sia la bianca, ci sono questi colori in questa gamma, e devo informarmi con Stabilo se abbiano anche la bianca di queste penne in gel, gamma colori che presenta sempre tutte le tonalità che vi ho detto prima. Molto curiosa di provarle, se la conoscete ditemi. Poi mi è arrivata una confezione di Stabilo Fine Liner, le classiche queste con punta 04. A me piace averle un po' tutte perché io alterno i disegni 03 e 04, perché gli spessori differenziati danno profondità ai disegni. Queste sono le classiche e anche forse le meno costose della gamma, ma non per questo le meno buone. Sono molto buone, sono solubili in acqua, tra l'altro mi pare queste qui. Sono disponibili, questa è una piccola selezione, ma sono disponibili in 41 colori differenti, addirittura vendono, mi pare, i rulli, forse ce l'ho io, il rullo con tutti i colori di queste penne, e sono molto molto belle. Casomai, se volete delle recensioni singole dei materiali, magari fatemelo sapere. Questa è solo una haul, perché testandole potrei dirvi quale tra queste è waterproof, quale non lo è, se sono adatte agli acquerelli, se vanno passate prima o dopo, perché per adesso sto soltanto spacchettando con voi i pacchettini. Poi mi sono arrivate anche le Point Max. Queste sono un ibrido, secondo me. La confezione è bellissima ed è un ibrido, secondo me, tra la Pen 60
pen68 e la fine liner. Vi faccio vedere, la pen68 è il pennarello, guardate, ha questa punta molto simile al pennarello, però più soda, più sostenuta, e quindi tiene meglio il tratto e la fa somigliare più a una penna. È una penna barra pennarello, è proprio il momento del transito dalla penna al pennarello. Ha tantissime nuance che si accordano con le penne e con i pennarelli, motivo per cui in un disegno dalla A alla Z questo prodotto è molto interessante, perché dal passaggio dal tratto fine al tratto grosso riesco ad inserire un intermedio che funge appunto da transito dal disegno a penna al disegno a pennarello, il tutto assemblabile insieme. Se volete faremo presto, anzi ve lo dico sin da adesso, faremo presto un disegno in cui useremo tutti i colori, dalla penna alla penna con la punta più a pennarello ai pennarelli veri e propri, per fare un unico disegno e magari, se riesco, anche acquerellarlo. Poi mi è arrivato un pacco graziosissimo dalla Hanemule. La Hanemule ha creato un blocco molto molto interessante. Guardate come arrivano i pacchetti. Arriva innanzitutto dentro lo scatolo la busta e poi arrivano le brochure della linea e poi il bigliettino scritto a mano, altra brochure che non ho neanche aperto e poi gli elementi, l'elemento principe, il nuovo book, il nuovo taccuino, il nuovo album, diciamo così, della Hanemule, accompagnato da una confezione di caffè in grani Colombia Supremo 100% arabica. Che i tedeschi mi mandino il caffè mi fa un certo effetto, però io ringrazio e proverò. E adesso con voi invece spacchetto, proprio vi ho aspettati per aprire questo blocco che si presenta così. Tolgo la fascetta, è un blocco molto elegante, la cui caratteristica sono queste bellissime pagine color sporcate di caffè, no? Come se fosse caduta una colatura di caffè sulle proprie pagine. Non profumano di caffè, peccato, sarebbe stata un'ottima idea farle profumare di caffè. Sono 80 pagine per un formato A5 e c'è anche il formato A4, quindi il formato doppio rispetto a questo. La copertina ha inciso il logo, il galletto della Hanemule. Questo per esempio è ha una grammatura, la carta è molto liscia e ha una grammatura di 120 grammi, quindi può essere adatta per disegno in penna, qualunque tipo di penna. E si potrebbe azzardare anche un'acquerellatura leggera come profilatura. Per un blocco così io vi suggerisco ad esempio di inserire una palette di acquerelli così, che è una palette fatta di acquerelli con concentrato e quindi basterà poca umidità per far passare il colore. E come vedete basterà fare la seguente, tac, per avere tutto corredato in maniera molto pocket. Tra l'altro la mia palette è perfettamente accordata ai toni di questo book. Sarà forse un caso, voi che mi conoscete? E allora, quando l'ho studiata, no, io già pensavo di portarla in giro così, con il mio nuovo quaderno, una matita e qualche penna. Tutto molto comodo, tutto molto compatto. Lo useremo insieme questo bel blocco, vi farò sapere come performa. Grazie ad Hanemule, molto bello. I link di tutti i prodotti che vi sto facendo vedere, se vi interessano, me li metto qua sotto, così che voi possiate trovarli agevolmente. Adesso però passiamo al forse il protagonista di questo video, perché è il protagonista, non che le altre cose siano meno belle, ma queste le ho chieste io. Questa è un'azienda che ho contattato io, presa dalla curiosità di provare i loro prodotti per compararli con altri di cui vi ho già parlato. Ho contattato la Prima Color, questa qua. L'avrete sicuramente vista, è questa col loghino con la rosellina. Questa è un'azienda americana che si occupa principalmente di prodotti per l'hand lettering, lo scrapbooking, tutte tecniche che in America vanno molto molto in voga. Però
noi italiani possiamo acquisire queste cose e farle proprie per le nostre tecniche classiche, oltre che usarle per le tecniche di provenienza estera. Avevo chiesto la palette degli acquarelli metallici, questa l'avevo chiesta proprio per compararla a quelle che vi ho recensito in questo video, di cui mi è piaciuto tantissimo il colore ma non mi è piaciuto per niente il packaging, perché come vedete questa ha un packaging molto più bello, molto più robusto e anche molto più professionale, diciamo così, e arriva corredata da un pennellino che, di cui non conosco la qualità anche perché non è specificata la setola, quindi non so dirvi nulla, le proveremo insieme. E poi le cialdine sono queste, sono come vedete degli acquarelli metallici pearlescenti, e allora non vedo l'ora di provarli con voi proprio per compararli a quelli che vi ho fatto vedere nell'altro video. Voglio vedere questi della prima come si comportano. I colori sono bellissimi a vederli, la gamma colori è anche più vivida, diciamo, a colori più evidenti, quindi vediamo un po' come si comporta. Questa per esempio è una cosa che vorrei provare molto presto. Poi mi ha inviato due palette di acquarelli, che sono i classici e i tropicali. Questi ve li ho fatti vedere su Instagram e siete impazziti. Sono 12 Godet, i classici, col cartoncino per i sample, le vaschettine, guardate il packaging metallico, bellissimo, e queste sono le nuance, proprio cose fatte bene, cose fatte molto bene. Ogni Godet ha il numero in cartina e vediamo se ce l'ha anche in vaschetta sul laterale. Sì, e ce l'ha anche in vaschetta sul laterale, quindi non lo perderete. I Godet li proveremo insieme, vi dirò come sono. La confezione è molto pratica e compatta, piccolina piccolina, più piccola di una mano, molto pratica da portare via con sé, ma nello stesso tempo anche molto robusta. Questa è un acqua brush e avete tutto quello che vi serve per andare in giro a dipingere con i vostri acquarelli. E vediamo anche i tropicali, che colori sono. La palette è del tutto uguale, si presenta nello stesso medesimo modo, e guardate qua che carine le nuance dei colori tropicali, molto più vivide dei classici, bellissimi, bellissimi a vedersi. Li vogliamo provare? Quando? Prima o dopo gli altri? Ditemi la classifica delle cose che volete vedere. In più, sempre la prima mi ha mandato una cosa fighissima, assai, assai, non vedo l'ora di provarli, che sono gli acquarelli concentrati. Gli acquarelli concentrati sono una categoria di acquarelli molto molto usati, a metà tra un acquarello e un inchiostro. Vengono venduti così, in gocce, si usa, se non faccio danno non sono io, ragazzi, vedete, vi faccio vedere come cola, e possono essere usati veramente veramente a lungo, perché sono colori vibranti, trasparenti, molto molto concentrati, con piccolissime quantità. In più con questi cosini si possono caricare i tamponi, ma per lo scrapbooking per esempio, o per l'hand lettering, oppure si possono preparare delle stupende palette da esterni, delle palette molto piccole, super concentrate, con tutti i colori. Ho una discreta gamma colori che mi consentirà di provarli insieme a voi. Questi sono un'assoluta novità, diciamo che per quanto riguarda il canale, diciamo che quest'anno mi sto divertendo a proporvi delle novità, a proporvi delle cose che non si trovano tanto facilmente, proprio per ampliare i vostri orizzonti creativi. Un'ultima cosa di cui mi sono posta il problema e che ho risolto egregiamente è la carta per andare a disegnare, per andare a dipingere
sempre con i colori perlati. I colori perlescenti, sebbene abbiano una bellissima resa come finitura sul foglio bianco, esplicano al meglio il loro potenziale su carta nera. Solo che trovare una carta nera acquerellabile non è cosa assai semplice. E allora ho contattato la Fabriano, con cui sapete io ho buoni rapporti, no? Perché uso le loro carte che mi hanno inviato, e ho detto una carta nera per acquerello. E allora la Fabriano mi hanno inviato la loro carta Murillo, me l'hanno inviata in fogli 50x70 che io poi ho diviso in agevoli foglietti più consoni per la pittura, per l'acquerello. La Murillo è una carta abbastanza spessa, almeno questa è di varie grammature, ma quella che vi consiglio per l'acquerello è la Murillo 360 grammi, c'è in vari colori e tutti i colori scuri vanno benissimo per i perlescenti. E adesso vi faccio vedere la resa, voilà, con i perlescenti, che è un gran bel vedere. E come vi vedete, il foglio non è per nulla imbarcato e non ha per nulla patito l'acqua, e qui di acqua ne avevo immessa veramente tanta, lo vedrete nel video che parla proprio di questi colori. Questo tutto quello che di nuovo è arrivato sul piano da lavoro di Arte per Te. Adesso ci toccherà testare questo nuovo materiale, lo faremo insieme, quindi lasciatemi scritto qua sotto cosa vorreste vedere prima, come farlo, come vorreste vederlo funzionare. Insomma, attendo le vostre curiosità più disparate e io cercherò di fare il possibile per accontentarvi. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo video vi abbia incuriosito e vi sia stato utile per ampliare i vostri orizzonti creativi. Vi aspetto su Instagram, dove vi ho dato già molte anteprime di queste cose che state vedendo. Cercate Arte per Te pennello bianco con fondo rosso, vi aspetto, ma vi aspetto anche sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, e vi aspetto anche sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!